La voglia di tornare in campo è tantissima, soprattutto perché passiamo un brutto momento e vogliamo riscattarci. Speriamo di farlo ovviamente anche di fronte al nostro pubblico, visto che l'ultima partita in casa è stata un vero disastro, quindi quale migliore occasione insomma, per riprenderci e per dimostrare che vogliamo finire bene questo campionato. La stiamo preparando con la consapevolezza che se vogliamo raggiungere altri traguardi rispetto alla salvezza, dobbiamo almeno finire questo campionato con 4 o 5 vittorie. Quindi non possiamo più lasciare punti per la nostra strada, non possiamo più lasciare punti in casa e soprattutto abbiamo. Come ho già detto, abbiamo voglia di dimostrare al nostro pubblico che ancora ci teniamo a far bene di fronte a loro, di fronte a questa città e quindi cercheremo di dare il meglio, come abbiamo sempre fatto, senza però purtroppo raggiungere risultati, soprattutto nelle ultime partite. Trentino è una squadra talentuosa, è una squadra che ha soli 20 punti in classifica, ma per il talento e per il potenziale che ha è sicuramente la squadra da primi posti. Dovremo stare attenti, soprattutto perché se entriamo in campo poco concentrati rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto l'ultima volta, quindi sarà importante l'inizio, sarà importante iniziare forti perché loro sono una squadra appunto che quando prende fiducia può dimostrarsi, può diventare una squadra pericolosa e può tentare di fare il colpaccio su questo campo.